Ciao, ciao a tutti. Io ho preparato questo per voi. L'ho scritto, cioè non so, se volete poi lo distribuisco. Dopo, ok. Stasera vorrei parlarvi di chi siamo in Cristo. Però prima volevo... Tempio dello Spirito. C'è anche quello, effettivamente, è uno dei brani che c'è. Però prima volevo spiegarvi da dove viene fuori questo tema. Io vengo da 3 settimane di quarantena. Allora, io faccio questa condivisione con voi non perché per farvi capire quanto è grande Dio, non per farmi dire povera ragazza, però per farvi comprendere un attimo. Io dovevo fare il vaccino il 15 di gennaio, però siccome doveva venire Corrado in origine, io l'ho spostato perché dicevo, metti che sto male, non voglio perdermi Corrado. Poi Corrado non è più venuto. Io ho detto non lo sposto un'altra volta. Avevo il venerdì il vaccino, martedì ho iniziato ad avere i sintomi. Ma io avevo già fatto il Covid l'anno scorso ed ero già stata in quarantena un mese. E quindi quando ho visto l'esito positivo ho detto no, ancora. Ma perché? Dio, perché? Ma perché la domanda sbagliata? Ed ero convinta che sarebbe stato peggio dell'altra volta, perché molte cose nella mia vita sono cambiate rispetto all'anno scorso. E invece è stato meglio. E è stato quasi bello in alcuni momenti. Perché? Perché mi sono ubriacata di parola di Dio. Tantissimo. All'inizio, quando non avevo la febbre alta ed ero lì avvolta nel mio bozzolo di coperte, non riuscivo a leggere, però la mettevo su e l'ascoltavo. E questa è stata la cosa che mi ha fatto fare lo scatto, sicuramente. Questa è un'altra roba, il ringraziamento, però il ringraziamento fatto di proposito. Cioè, io so che magari alcuni dicono il grazie Gesù, con me non funziona. Cioè, io dopo un po' inizio con la mente a vagare in altre parti, cioè lo dico con la bocca ma con la mente vado in altre direzioni e non mi aiuta. Invece ho scoperto che cercare di proposito delle cose concrete e dirle ad alta voce è una roba tipo bomba atomica. Per dirvi, io mangiavo sempre da sola, mi mettevano lì il vassoio sulle scale, tipo carcerato, io lo prendevo e all'inizio ho iniziato a dire ma grazie Dio per questo cibo. E di volta in volta il cibo diventava più buono, io ve lo garantisco, più buono. Poi ho iniziato a ringraziare perché avevo le coperte calde sotto cui mettermi. Poi ho iniziato a ringraziare perché avevo 2 gambe e da sola potevo alzarmi e andare in bagno. Poi ho iniziato a ringraziare perché avevo l'acqua calda ma anche l'acqua fredda. E ripensavo a mia nonna che mica ce ne aveva queste cose, l'acqua calda e l'acqua fredda. E poi diventa come... ti scatta come qualcosa. Certo, ho avuto anche i miei momenti di scoraggiamento, però è come se ti scatta una molla in particolare. E poi ho avuto l'occasione di approfondire un tema che io volevo fare da un casino di tempo, vedere chi siamo in Cristo. Quindi io, tramite un libro che avevo sul comodino da diverso tempo ma non riuscivo mai a leggere perché non c'avevo tempo, ho iniziato a leggerlo e ho messo per iscritto tutti i passi in cui si dice nella Bibbia noi chi siamo per Dio. Preparatevi. Perché mi viene da dire, nuoce gravemente alla depressione. Alcune robe sembrano talmente belle che dici no, dai, ma invece è vero. E mi sono anche detta, ma porca miseria, queste cose io da quanto tempo... magari le ho sentite ma non le ho mai dette ad alta voce, allora ho iniziato a scriverle come forma di affermazione e a dirle tutti i santi giorni. E io vi dico che qualcosa succede, cioè non so bene dirvi cosa succede nell'anima, ma veramente la parola di Dio agisce, cioè, ed è efficace. Bisogna però dirla ad alta voce assolutamente. E quindi vi dico chi siamo in Cristo adesso. Io ve l'ho scritto anche per voi a computer e sotto c'è anche il passo da cui è preso. Grazie. Allora, no, allora, ho ricevuto
prima affermazione, chi siamo in Cristo. Ho ricevuto lo spirito di saggezza e di rivelazione per la conoscenza di Gesù, i miei occhi sono illuminati. Ho ricevuto il potere dello Spirito Santo di stendere le mani sui malati e di vederli guarire, di cacciare i demoni, di parlare nuove lingue. Ho il potere su tutta la potenza del nemico e nulla mi farà del male. È tratto tutti da passi del Vangelo. Poi, ho svestito l'uomo vecchio e mi sono rivestita dell'uomo nuovo che si rinnova per una piena conoscenza a immagine di colui che lo ha creato. Ho dato e mi viene dato una misura buona, pigiata, colma e traboccante mi viene versata in grembo. Dio provvede a ogni mio bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Amen. E questa parola può a volte far arrabbiare qualcuno, perché dice: è da anni che ti chiedo una cosa, perché non me la dai? Recitandola, dicendola, mi sono resa conto che dice bisogno, non desiderio. Perché Dio sa di che cosa hai veramente bisogno e quello che vuoi può essere quello di cui non hai veramente bisogno in quel momento. Posso spegnere tutti i dardi infuocati del nemico con lo scudo della fede. Posso tutto in colui che mi dà la forza. Lodo Dio che mi ha chiamato. Calmati un attimo. Possiamo provare a, mentre lei le dice, a dichiarare un amen nella nostra vita? Io mi sento di farlo. Chi si sente lo fa. Vai. Posso spegnere tutti i dardi infuocati del nemico con lo scudo della fede. Amen. Posso tutto in colui che mi dà la forza. Amen. Lodo Dio che mi ha chiamato fuori dalle tenebre alla sua mirabile luce. Amen. Sono figlia di Dio perché sono nata di nuovo dall'incorruttibile seme della parola di Dio che vive ed è eterna. Amen. Io sono opera di Dio creata in Cristo per opere buone. Amen. Qua io mi voglio soffermare un secondo. Perché sono opera di Dio, nella lingua originale indica proprio che Lui si è messo lì con le mani e ci ha plasmato. E quando la leggevo mi veniva in mente il passo di Isaia in cui si dice che Dio è come il vasaio e noi siamo il vaso. E ancora il Salmo di Davide quando dice: sono magnifiche le tue opere, siamo noi. Amen. Dani, sei magnifica opera di Dio. Questo vuol dire che possiamo anche piacerci, ragazzi, un pochino. Amen. Anzi, iniziare un po'. Possiamo smetterla di disprezzarci, non è fantastico? Alleluia. Poi, io sono una nuova creatura in Cristo. Amen. Io sono vivente per Dio. Amen. Io sono credente e la luce del Vangelo splende nella mia mente. Amen. Io sono in Cristo e Lui è in me. Io sono la sua casa e Lui è la mia casa. Amen. Io metto in pratica la parola e sono benedetta nelle mie azioni. Amen. Io sono coerede di Cristo. Amen. Io sono più che vincitrice in Cristo che mi ama. Amen. Io ho vinto per mezzo del sangue dell'agnello e la parola della mia testimonianza. Amen. Io sono partecipe della sua divina natura. Amen. Io sono ambasciatore per Cristo. Amen. Ambasciatori, siamo i suoi ambasciatori, i suoi collaboratori. Amen. Sulla terra, la sua mano, i suoi occhi, la sua voce, siamo noi. I suoi abbracci. I suoi abbracci. Possiamo portare il suo amore ovunque, ovunque, a chiunque. Amen. E secondo me questo apre nuove prospettive, cioè dobbiamo veramente crederci, perché apre un mondo nuovo anche per noi. Non solo possiamo smetterla di disprezzarci, ma mi viene pure da dire che quasi l'autocommiserazione è un peccato, perché non possiamo dire che siamo brutti, che siamo cattivi, che siamo alla luce di quello che dice la parola di Dio. E mentre venivo qua in macchina pensavo, ma perché appena anche uno sconosciuto ci dice una cattiveria ci crediamo subito? Qui c'è il Signore dell'universo, la persona più potente, l'amore in persona, che ci dice questo e noi non ci crediamo. E è una nostra scelta, è una nostra scelta, bisogna dichiararlo. Amen. Io sono la giustizia di Dio in Cristo. Amen. E qua leggo anche il versetto da cui l'ho presa.
colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Io sono il Tempio dello Spirito Santo, non appartengo a me stessa. Amen. Qua ci sono delle conseguenze comunque, secondo me, anche perché non possiamo trattare male il nostro corpo come ci pare, perché non appartiene più a noi. Amen. Dobbiamo trattarlo bene. Anche il Tempio di Salomone periodicamente veniva ristrutturato, rimesso in sesto, curato. Allo stesso modo credo che non sia da considerarsi un peccato trattare bene il nostro corpo. Io sono stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Amen. Io sono in testa, non in coda, sono in alto, non in basso. Amen. Io sono la luce del mondo. Amen. Io sono eletta di Dio. Amen. Io sono piena di misericordia, gentilezza, umiltà. Amen. Io sono perdonata di tutti i miei peccati e lavata nel sangue. Amen. Io sono liberata dal potere delle tenebre e sono trasferita nel regno del suo figlio diletto. Amen. Qua vi leggo anche il pezzo perché merita. È lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto. Io sono, scusate, poi c'è quella dopo. Io sono riscattata dalla maledizione della legge. Amen. Io sono ben radicata e fondata in lui, salda nella fede come mi è stato insegnato, abbondando nell'azione di grazie. Amen. Io sono guarita per le sue piaghe. Amen. Io sono resuscitata in Cristo e siedo nei luoghi celesti. Amen. Io sono grandemente amata da Dio. Amen. Io sono rafforzata con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza. Amen. Recitare queste cose tutti i giorni, tutti i santi giorni, veramente qualcosa l'ha fatto, per quello io ci tenevo a trascriverle e a portarvele, perché magari può aiutare anche voi. E ho notato che ha cambiato anche il mio modo di pregare, perché sapere tutto questo, esserne consapevole, non sentirtelo dire da qualcun altro, saperlo tu, ti cambia veramente. Cioè, io a Daniela lo sa, le ho fatto una capatanta perché periodicamente le dicevo: ma com'è che si prega bene secondo te? Perché mi sa che io non prego bene, ma non so, forse dovrei pregare più così, più cos'ha, mi metto così, mi metto cos'ha, devo dire le parole giuste, le formule giuste. No, semplice, si va sul semplice. Stiamo parlando di uno che sa pure quanti capelli hai in testa, sa le cose ancora prima che tu le pensi. E quindi quando ero lì da sola, chiusa in mansarda, l'unica, pregavo in modo diverso, dicendo ad alta voce le cose, parlandogli veramente come si parla a un amico. E a un amico gli dici la roba com'è, gli dicevo anche: guarda, ho paura per questo, questo e questo, ad alta voce, e io immediatamente, vi garantisco, mi sentivo sollevata dopo. Oppure: desidero questo, lo dico, e subito dopo mi sentivo sollevata, senza usare formule, mettermi in posizioni particolari o cose del genere. Anche nell'intercessione per gli altri, io ho notato che bastano veramente poche parole, niente di... Guariscila Gesù. Amen. Amen. Sentivo la testimonianza, e poi chiudo, di questa... io seguo la Joyce Meyer, che ha un nipote che aveva 2 anni, sua mamma aveva mal di stomaco. Cosa può dire un bambino di 2 anni? Si era messo lì con la mano sulla pancia della mamma e diceva: Gesù, mamma, male, amen. Sua mamma non ha più avuto mal di stomaco. No, nel nome di Gesù ti chiedo per favore, perché invochiamo e... No. Dio ci ascolta sempre, sempre, addirittura ci ha tessuto nel grembo di nostra madre, siamo le sue opere meravigliose, pensati per l'eternità per essere amati da Lui. Amen. Basta, figlio. Grazie. Amen. Ringraziamo il Signore per
Ringrazio.